A dopo. Allora, vi condivido lo schermo, se ci riesco di nuovo. Allora, ditemi se lo vedete. Ok, perfetto. Si vede bene, giusto? Ok, grazie. Allora, in questo talk parleremo brevemente di Progressive Web Apps. Intanto, chi sono io? Solitamente faccio l'elenco delle cose che mangio, che mi piace fare. Stavolta magari ridimensiono un pochettino la cosa, dato che fa sempre ridere, ma magari un pochettino stavolta mi metto a dieta seria e non scrivo che mangio pizza, mangio kebab e via dicendo. Quindi dico soltanto che mi piace guidare carte, quindi ho cambiato anche l'immagine profilo e sotto ci sono i miei riferimenti che comunque ritroverete anche alla fine della presentazione. Solitamente sviluppo sempre applicazioni mobile di tipo nativo. Ma da un annetto a questa parte mi sono cominciato un pochettino a spostare e a guardare anche diverse case, applicazioni ibride, ho utilizzato per un annetto Ioniq e da adesso sono, diciamo, ho cominciato ad entrare nel mondo delle progressive web apps e vi faccio una piccola introduzione di quello che, diciamo, ho capito io e che vi fa intendere proprio quelle che sono le basi, il minimo indispensabile per cominciare. Prima di partire, un paio di numeri. Da circa il 2014, fino al 2014, il mobile ha superato il desktop e direi finalmente, già 2 annetti che il mobile va forte, va molto forte, perché chiunque può guardare delle viste sul proprio account Google Analytics può tranquillamente vedere che ormai più della metà degli utenti provengono da mobile e che quindi adesso è il momento in cui si cerca di avere un punto di forza su questi utenti. Quindi dobbiamo rendere migliori tutti gli strumenti che abbiamo, le nostre applicazioni web, per mantenerci questi utenti, quindi migliorare la loro esperienza utente e mantenerli sempre vivi nel nostro contesto applicativo. Di tutti questi utenti mobile, solo alcuni comunque provengono da quello, se parliamo proprio di app, nel primo concetto di app e non di sito web, quelli che portano traffico, la maggior parte sono sempre le app native e un po' meno le applicazioni mobile web, anche se le ibride si fanno sempre un pochettino più avanti, però ancora diciamo la percentuale di quello che è mobile web è bassa, quindi adesso cerchiamo di farla incrementare questa percentuale. Sempre lo scontro fra web e native, non se ne può più quasi. Qual è meglio? Meglio fare l'applicazione web, la sviluppo una volta e ce l'ho per tutte le piattaforme. Meglio che la sviluppo native, ok, la devo fare 2 volte, budget doppio e via dicendo. Diciamo, la guerra è sempre aperta. Da qui, diciamo che sta un pochettino al centro, quasi, ma non troppo, le progressive web app. Diciamo, cosa sono queste progressive web app? Le progressive web app prendono tutti i vantaggi delle tecnologie native dei siti web e le mescolano con quelli delle native. In realtà quello che verrà fuori è che noi facciamo credere all'utente che lui stia utilizzando un'applicazione nativa, in realtà non lo è sempre un'applicazione web. Da qui il discorso, diciamo, sta in mezzo a quella che è ibrida, l'applicazione web, a quella che è nativa vera e propria. Sta in mezzo perché in realtà sembra nativa, ma non lo è, in realtà è sempre comunque web. Com'è una progressive web app? Diciamo che è progressive perché funziona per tutti, indipendentemente dal browser, anche se questa cosa è purtroppo sempre un po' un punto interrogativo, perché magari Chrome supporta appieno tutte le feature, Safari ci sta pensando, Internet Explorer sembra di sì, però parliamo sempre di Internet Explorer e così via dicendo. Responsive, che ovviamente una volta che parliamo di applicazione web, comunque deve rispettare tutti i form factor, quindi che sia comunque un desktop, un mobile, un tablet, quindi qualsiasi size del display. Connettività indipendente, cioè le applicazioni comunque dovranno funzionare, dovrebbero funzionare offline, quindi senza connessione a internet. E da qui poi ci serviranno i service worker per permetterci di fare questo. Noi possiamo cacheare tutto quello che è l'HTML, quindi alla fine niente di nuovo. Il fatto che anche nelle app ibride noi cacheavamo un pochettino l'HTML per rendere l'applicazione immediata, è la stessa prassi, quasi identica, però diciamo il concetto è lo stesso.
Apply like perché comunque l'applicazione, la proxy web apps, si mostrerà come se fosse un'applicazione vera e propria. Da qui quello che dicevo prima sta al centro perché sembra una native, ma in realtà non lo è. Ha la velocità della native, ma in realtà non lo è. Non lo è veloce, non lo è native, ma è comunque abbastanza aberrante. Fresh vecchi dati comunque attraverso i service worker, noi riusciremo a processare in maniera abbastanza veloce. Il service worker lavora in maniera indipendente, comunque in un thread parallelo, quindi comunque una volta che paralizziamo il tutto, l'applicazione va molto più veloce. Sarà servita in HTTPS, questo è proprio un requisito fondamentale. Noi dobbiamo avere nella nostra applicazione, la nostra proxy web app in HTTPS, in modo che comunque se c'è uno scambio dati, c'è un qualcosa, non è tutto criptato e non ci possono essere, diciamo, perdite, intercettamento di dati, comunque sensibili che magari sono in chiaro. Discoverable, che quindi è rintracciabile, l'applicazione deve essere identificabile, questa proxy web app, attraverso il file manifest che vedremo successivamente. E questa applicazione sarà identificabile, cioè questa web app sarà identificabile come applicazione, e allora in quel caso riusciremo a cercarla anche tramite i motori di ricerca e salvarla, per esempio, nel desktop, vediamo come. Reengageable significa che praticamente gli utenti devono essere sempre fidelizzati, quindi ogni tanto noi visualizzeremo sempre la solita push notification, comunque per dare un continuo feedback, quindi parlando sempre di continuous feedback, noi dobbiamo dare qualcosa all'utente, quindi questo lo facciamo sempre con le push notification, per dire guarda l'applicazione c'è, guarda c'è questo, guarda c'è quello, come usualmente si fa anche con le native app. Installabile, quindi che l'applicazione, anche se non è nativa, risulterà installabile, nel senso che, per esempio, se su Chrome o in Android, non spunterà dopo, per esempio, 5 minuti di utilizzo, per Chrome funziona in questo modo, ti spunterà una pop-up in basso: guarda, vuoi salvare questa applicazione sulla tua home screen? Sì, no, a quel punto ti creerà un'icona come se fosse un'applicazione vera e propria, dove noi poi ci cliccheremo e si aprirà direttamente l'applicazione, la nostra proprio web app. Allo stesso modo si può fare comunque dal menu di Chrome facendo salva in home screen. Diciamo, è uno shortcut per non aspettare i 5 minuti, anche perché su Chrome è 5 minuti però a partire dal secondo utilizzo, quindi Chrome prima che ti fa spuntare la notifica deve comunque capire se effettivamente tu utilizzi quell'app, altrimenti non ti fa comparire il pop-up dell'installazione. Linkabile perché comunque devi avere un URL, deve essere rintracciabile online, quindi si deve fare trovare, diciamo. Vediamo un po' un history case per capire di cosa stiamo parlando effettivamente. Qui vedete un esempio del Washington Post, dove hanno creato una web app, ci potete anche la loro proprio web app, ci potete anche direttamente accedere all'URL che dovreste vedere dalle slide. Non so, io non vi sento, non so se ancora sono in linea, penso che non lo so più. Ci sono? Ok, non vi vedo più, mi si era spenta pure l'icona, quindi non sapevo se ero in linea. Ok, perfetto. Quindi parlavo dell'URL, e potrete accedere direttamente alla proxy web app del Washington Post, e potrete vedere con i vostri occhi come funziona. Vi consiglio sempre di utilizzare Chrome per Android, perché è quello che supporta maggiormente le proxy web app. Beh, come primo passo, quando l'ho utilizzata un pochettino, vi spunterà da subito la pop-up: guarda, aggiungi all'home screen, la trovate in basso, si può vedere nell'immagine. Quindi a quel punto, una volta che noi facciamo OK, aggiungi, vi ritroverete sulla vostra home screen l'icona Washington Post. Quest'icona ovviamente è configurata nel manifest, ve lo faccio vedere più avanti nella parte riservata al codice. E quindi, no? Sì, fammi ricondividere lo schermo, magari è scappato lo schermo. Vedete? Perfetto. Allora, torno una slide indietro. Dicevo, il Washington Post, dopo che l'ho utilizzato un pochettino, Chrome vi fa spuntare, comunque anche gli altri browser dovrebbero, la pop-up in basso, Add to Home Screen. Guarda, ok, la stai utilizzando bene, la vuoi aggiungere? Sì, no. Una volta aggiunta, noi troveremo la nostra icona sulla nostra home screen, con
la short description dell'applicazione, lo short name, e qui già lo vediamo, ah, sembra proprio un'applicazione nativa che sta lì vera e propria, e questo fa, diciamo, fa abbastanza gioco anche all'occhio utente, anche perché quando noi apriamo l'applicazione, già di base compare pure una splash screen, quindi già comunque dà un senso di, ok, ah, sembra proprio un'applicazione vera e propria, cioè abbiamo la nostra splash screen, dopodiché si apre direttamente l'app. Quindi l'applicazione è aperta, praticamente c'è tutto, noi possiamo fare tutto quello che facciamo nel sito web. Ovviamente, lato codice, ci sono i dovuti accorgimenti, però diciamo questo è quello che sembra. Di base l'applicazione si aprirà subito, anche perché tutto l'HTML che noi avremo sicuramente deve essere cacheato. Quindi una volta cacheato, dopo la splash screen subito avrete l'applicazione. E quindi questo è ottimo, si perde quasi il senso di applicazione ibrida, cosa che anche magari utilizzando alcuni framework per la creazione di applicazioni web, applicazioni ibride, si ha magari dopo la splash screen l'applicazione lenta a caricare, o magari ci sono altre cose che rendono l'applicazione non vera. Qui in realtà questo gap, questo tempo di partenza viene abbastanza accorciato, quasi da farla sembrare nativa. Ovviamente ve la ritroverete anche nella parte del Task Manager come un'app vera e propria, quindi non come una finestra del browser. Potrete anche configurarla come finestra del browser, però diciamo ha poco senso, che comunque se noi stiamo cercando di fare un certo tipo di app simulative, ha poco senso di chi guarda, visualizza nel browser, cosa che comunque si può fare. Un altro esempio, AliExpress ha raddoppiato le page views soltanto. Anzi, ha triplicato, perché due per ha triplicato le sue page view soltanto avendo questa progressive web app, quindi loro se ne sono molti utenti che utilizzano questo sito, sono ritrovate lì, ok, sono messe nella loro home screen magari, e comunque si sono ritrovate molte page view. Le page view poi consentono ad avere più engagement con l'utente, perché comunque l'utente viene attratto, l'utente utilizza il sito e fa tutto quello che deve fare per quel sito, quello che è lo scopo principale del sito. Da lì poi il sito guadagna. Lo stesso per Jumia, parlando delle push notification che ha avuto, ha il 38% di open rate sulle push notification, il che è ottimo, perché comunque tutti quegli utenti che si comunque installano la Progressive Web App e comunque accettano le push notification, il 38% di open rate è davvero un valore alto. Solitamente il valore di una normale push notification in applicazione, il valore dell'open rate è davvero molto basso, anche l'1% o anche meno, dipende dagli applicativi. Dipende. Quindi in questo caso Jumia ha fatto praticamente bingo con questo tipo di applicazione. Sarà semplice, per realizzarla avranno speso poco tempo perché comunque il sito c'era, e a riportare gli utenti lì ci sono stati niente, quindi hanno avuto abbastanza successo loro. Un po' di codice, vediamo un po' di codice per capire quali piccoli accorgimenti dobbiamo fare per iniziare a fare delle progressive web app. Manifest.json è il file principale che vi permetterà di distinguere la progressive web app. Contiene vari parametri, fra cui la lingua, il nome, lo short name. Lo short name è quello che poi vi comparirà sotto descrizione della dolce l'icona. Quindi quando la mettete nell'home screen, nell'icona, la descrizione sarà questo, lo short name. Theme color sarà il colore del tema, background color è il tema dell'applicazione, ovviamente. Background color sarà il colore di sfondo dell'applicazione qualora ci sia bisogno. Start URL sarà comunque l'URL di partenza dell'applicazione che si trova online. Quindi se noi abbiamo il sito, in questo caso blog social ricette, quindi display è come l'applicazione deve essere, di essere visualizzata. In questo caso ho scritto full screen, quindi si vedrà completamente in full screen senza hotbar. Questo è di più il caso di un gioco che sia in full screen. Per quelli che non sono giochi, comunque c'è Standalone, per esempio, che vi fa vedere la Progressive Web App come se fosse un'app vera e propria, quindi app-like. Quindi noi vedremo l'hotbar con il nome che trovate lì, il name, e tutto quello che concerne la visione di un'applicazione normale. C'è anche Minimal UI, per esempio, che invece sì, è come se fosse un'app normale, però in realtà ha proprio
la base, il minimo indispensabile, quindi soltanto il titolo e senza magari il menu di contorno. Poi c'è anche un ulteriore parametro, ad esempio browser, dove invece la pagina, come dicevo prima, la possiamo far aprire dentro il browser. Quindi direttamente si aprirà comunque la schermata del browser a parte e vi farà, si linkerà all'URL completo. Nel nostro caso, per esempio, ricerca.blogsocial.it/uvia.html. Ovviamente non è molto carino, però c'è chi può volere questo tipo di congiuntura. Orientation è orientazione al display, quindi può essere portrait, landscape, può essere any per dire ok, tutte le orientazioni. E poi qui ci sono altri parametri extra, le icone, tutte quelle che sono le icone dell'applicazione, e alle diverse risoluzioni per i diversi browser. GCMSend 3D, che è l'ID del nostro Google Chrome Message o Firebase Chrome Message per le push notification, da cui poi si registra per fare push notification. Per includere il manifest, già magari in qualche applicazione web si vede, vedete questa riga di codice link rel manifest, e linkiamo manifest.json, da qui noi mettendolo nell'head, nella nostra pagina HTML, noi linkiamo il manifest e chi il motore di ricerca troverà questo tag e dirà ok, questo può essere una web application. E poi quello che, come dicevo prima, nome, name e short name sono i nomi che comunque spunteranno nella nostra web app. Name magari sarà nella bar, short name sarà nella parte dell'icona nella home screen. E gli altri parametri già ho detto prima, li abbiamo anche elencati qui.